prima vittoria stagionale, primo gol di Tommaso Biasci, succede da 3 anni in C come in Serie B, come ci si sente dopo una prestazione del genere, perché hai fatto davvero una grandissima partita, al di là che il gol è quello che sai fare meglio? Grazie mille per i complimenti. No, la sensazione è sempre la stessa, cioè quando io faccio gol in questo stadio e riusciamo a vincere la partita, le sensazioni sono sempre altissime, le emozioni sono grandi, l'adrenalina sale, e era importante oggi fare, a prescindere dal gol, questa prestazione e portare a casa 3 punti che erano fondamentali. E un'altra cosa, il tuo modo di giocare, hai sempre la stessa fame, e non è scontato, perché questo è il tuo secondo anno. Sì, no, sono arrivato qui con quella, ho giocato in tutte le categorie, sono arrivato qui con quella e non voglio fermarmi, quindi penso che se sono arrivato qua è merito di lei e della fame che ho e della fantastica squadra che ho trovato da 2 anni e mezzo, appunto ora inizio il terzo anno a questa parte, squadra, ambiente che mi fa sentire un giocatore importante. Niente, quella ci deve essere, è una cosa che mi contraddistingue, ci contraddistingue un po' tutti. Tommy, cos'è cambiato rispetto alle prime 3 partite? Perché oggi si è vista una sostanziale differenza in campo, anche a livello di grinta, che forse era la cosa che era mancata nelle prime 3 partite. Sì, no, secondo me avevamo fatto bene le prime 2 partite, magari un po' meno di oggi, diciamo che magari è aumentata un po' la condizione fisica, a prescindere dalla partita di Cesena che invece è andata male, oggi diciamo aumentata la condizione fisica, ha aumentato comunque un mesetto quasi in più di lavoro rispetto alle prime partite, penso che si sia visto il frutto insomma del nostro lavoro e cerchiamo di appunto andare avanti e continuare in questa maniera, dai. Finalmente è finito il mercato, ma hai rischiato di andare via? In realtà no, perché da quando ho rinnovato qua il mio pensiero era solo di rimanere a Catanzaro e di continuare a segnare gol qui e a fare bene qua, quindi no, sono state solo voci, perché anche degli ultimi giorni io non sapevo niente assolutamente. Perfetto, il mio voto per me è 7,5 da migliore in campo. Confermi? Mai. I voti li lascio dare a voi, io cerco sempre di fare il massimo per me e per la squadra, poi quello che viene viene, poi io ti ringrazio per il voto, però i voti li lascio dare a voi. Quanto ti stimola la concorrenza che ora c'è davvero in attacco? L'anno scorso eravate 3,5, 4, quest'anno siete tanti. Sì, ma la concorrenza è una cosa che fa bene, perché ti spinge sempre a dare di più sia in allenamento che in partita. In realtà sono tanti anni che c'è qua la concorrenza, perché anche il primo anno avevamo Curcio, Cianci, Bombagi, l'anno scorso lo stesso, quindi quella è una cosa che ci deve essere, una squadra, perché è importante per aumentare e alzare la qualità e il livello dell'allenamento e per cercare di tirare fuori qualcosa in più tutti.